considerazione su quello che faremo l'anno prossimo? No, non lo dire subito, sennò Giuseppe se ne va, perché ha detto che ha fatto solo per questo. Intervento per l'anno prossimo, però mi dovreste stare zitti voi. Allora, intendendo per l'anno prossimo il primo giovedì di ottobre, che è il 2 ottobre. Non ci sei. Non ho capito, che succede il 2 ottobre? E dentro a poco. Allora, noi quest'anno abbiamo fatto solo il capitolo 19, quindi un anno dedicato a un unico capitolo del Vangelo di Giovanni, precisamente quel capitolo in cui sono compresi i racconti della passione, che va dal momento in cui Gesù si trova a Betania, c'è quella donna che gli unge i piedi, poi dopo c'è stata l'ultima cena, il Getsemani, il processo, la crocifissione, la morte, e poi si chiude il tutto con questo cadavere preparato che viene messo nella tomba. Bene, tutti questi racconti noi li abbiamo studiati con un metodo particolare. Se io ora vi chiedessi, chiaramente non quelli che sono venuti per ultimi, ma se io chiedessi a quelli che sono stati presenti fin dall'inizio, che metodo abbiamo usato nello studiare questi racconti? Voi che cosa mi rispondereste? Dal punto di vista storico e teologico dobbiamo studiare. Ecco, allora noi abbiamo fatto un esame storico e un esame teologico. Vabbè, allora prendiamoci all'esame storico. L'esame storico come l'abbiamo fatto? Confrontando con gli scritti storici del tempo. Archeologico. Com'è? Ecco, il metodo, il nome esatto è quello che dice Idolo, è il metodo storico-critico, perché si sono vari metodi per leggere la Bibbia. C'è il metodo fondamentalista, cioè leggere un brano e, indipendentemente da tutto il resto, interpretarlo. Senza un contesto. Senza un contesto. E quindi a un certo punto tu leggi, per esempio, voi farete delle opere più grandi di quelle che ho fatto, e allora, poiché Gesù ha risuscitato i morti, allora ecco, pensa che quelle chiese protestanti, io dico della deriva, proprio che cosa fanno? Poiché Gesù ha detto, a un certo punto, da voi prenderete i serpenti con le mani, guarirete le malattie e così via. Allora voi vedete in America che in questa sera ci siano cose assurde, tipo per esempio un bambino, però se ne fate parlare. Tipo un bambino che sta in coma diabetico, perché c'è un diabete giovanile, la madre vuole chiamare a tutti i costi il medico per farlo curare, il padre dice no, dal momento che noi abbiamo fatto, se la nostra fede è autentica, noi ci dobbiamo rivolgere a Dio perché Dio può guarire, e comincia a parlare. Mi sembra questo, perché? Perché lui ha letto queste cose. Questa è la lettura fondamentalista che porta guai senza dubbio. Nei secoli scorsi anche la Chiesa Cattolica ha fatto una lettura di questo genere. Proprio all'opposto della lettura fondamentalista c'è stata la lettura razionalista. La lettura razionalista dice che dal momento che questi racconti che noi troviamo nei Vangeli sono stati scritti 2000 anni fa, in un'epoca pre-tecnologica, pre-scientifica, quando l'interpretazione del mondo, della realtà, era estremamente diversa dalla nostra, è chiaro che tutti questi scritti hanno solo ed esclusivamente un valore mitologico. Per cui è tutto fallo, è tutto mito. Noi naturalmente, proprio quello che ha detto prima Nina, non possiamo assolutamente pigliare neppure in considerazione una lettura del genere. La lettura invece, il metodo storico-critico, consiste nel contestualizzare il racconto a vari livelli. Barbara, qual è il primo livello di contestualizzazione che abbiamo sempre fatto? Siete interrogati tutti stasera, quindi il primo livello, quando io vengo qui, no, che stasera facciamo il capitolo 19 versetto 43, la prima cosa che faccio? Leggi il testo. Parti dal testo, no? Ma quale testo? Il testo greco. Allora il primo livello di contestualizzazione è il livello linguistico.
Se noi non leggiamo il testo nella lingua originale, noi abbiamo un approccio solo ed esclusivamente con quello che è un'interpretazione, perché ogni traduzione è già l'interpretazione di quel testo. La lingua originale era quella, cioè il greco comune, il greco non dei grandi filosofi, drammaturghi, ma il greco della lingua comune, della gente normale che aveva parlato in mezzo alla strada. In più, questo greco, la koinè, era stato utilizzato nei secoli passati per tradurre la Bibbia, l'Antico Testamento, dall'ebraico in greco, perché molti ebrei ai tempi di Gesù non parlavano di ebraico, non lo capivano proprio più. E quindi questo greco aveva un substrato ebraico. Il greco che traduce l'ebraico, che quindi assume dei significati particolari, si chiama greco. Il greco di Giovanni è un greco biblico. Allora, se noi non teniamo presente tutto questo, noi rischiamo di pigliare luce quando andiamo a leggere il testo, lucciole o lanterne. Quindi la prima contestualizzazione è la contestualizzazione linguistica. La seconda contestualizzazione qual è? No, prima di quella c'è la Bibbia, si legge e si interpreta con la Bibbia. E allora la seconda cosa da fare è andare a vedere quello stesso racconto che noi leggiamo a Creano Giovanni nei sinottici, come viene riportato. Il parallelismo. E fare un confronto. Ci saranno delle analogie, ci saranno delle differenze, mai abbiamo scontrato delle contraddizioni. Le differenze si servono a capire ancora di più e ancora meglio quello che questi autori scrivono. Però questo tipo di contestualizzazione si può fare non solo con i sinottici, ma anche con Paolo, lo possiamo fare con l'Antico Testamento, e ci aiuta a capire sempre di più il testo. E non solo con la Bibbia, ma anche con tutta la scienza teologica legata alla Bibbia. Quante volte noi un testo l'abbiamo spiegato parlandosi, per esempio, sul Targum? Io sono il padre e il padre siamo una sola cosa, e noi abbiamo, io ho fatto riferimento al Targum di Giorgio. Lo ricordate il Targum di Giovanni? Il Targum è una traduzione dall'ebraico in greco o in aramaico accompagnata da una interpretazione teologica. Quindi esistono tanti Targum dei vari brani dell'Antico Testamento. Tutto quello, quando Giovanni, ogni volta che Giovanni si prova a dire qualcosa sul rapporto che esiste tra padre e figlio, fa riferimento alla letteratura targumica, cioè alla teologia dell'antico tutto Israele. Se noi non sappiamo mai che è un Targum, non ci accingiamo proprio a leggere Giovanni, perché diremo stronzata senza punto e fine. E poi dopo il Midrash, per esempio, ultimamente abbiamo visto che quel segno uscito dal torace, acqua e sangue, colpisce particolarmente Giovanni. Perché? Perché c'è un Midrash, c'è un racconto teologico della letteratura rabbinica, si chiama il Midrash Rabba, che spiega che, diciamo, con tutto quel vocabolario sta a significare che è un vero uomo e che quindi è morto veramente, così. Ma se non sappiamo mai che esiste un Midrash, è chiaro. Quindi contestualizzarsi di questa cosa qui. Quindi c'è una contestualizzazione linguistica, una contestualizzazione di tipo biblico e parabiblico. Poi viene la contestualizzazione che diceva Antonio, quella storica. Quante volte noi abbiamo fatto riferimento a Flavio Giuseppe, a quella miniera di notizie che Flavio Giuseppe ci dà, a Tacito, a Svetonio? Siamo addirittura, per interpretare il colpo di lancia che viene dato a Gesù, ci siamo addirittura fatti riferimento al Tabello Gallico di Cesare, a Cicerone. Quante volte abbiamo fatto riferimento al Talmud ebraico? E abbiamo visto che tutto ciò che viene descritto in questi testi, dalle cose più importanti, tipo il titulus che viene messo sulla croce, alle cose che possono essere più cagnaniere, cioè quelle proprio completamente insignificanti, tipo per esempio il fuoco fatto con la carbonella, che però andandoci a studiare Flavio Giuseppe vediamo che a quei tempi veramente il fuoco preferibilmente veniva acceso con la carbonella, perché costava di più però dava molto più calore. Vi ricordate tutti questi particolari? E allora ecco dunque che il metodo storico è importantissimo, perché serve a farci capire una cosa, che quel testo è un testo autentico, cioè dice la verità. Un'altra contestualizzazione pure importantissima qual è?
è quella di vedere, quando ne affrontiamo una pericola, un versetto, un gruppo di versetti, che cosa dice l'autore prima e che cosa dice dopo. Noi dalla figura di Pilato, per esempio, abbiamo capito tanto perché. Perché leggendo prima abbiamo visto qual era il rapporto con Pilato, di Pilato con Anna, con Caifa, con Sfinerio e così via. Però a un certo punto, perché prima ancora abbiamo visto Anna e Caifa di Erri, che poi alla fine ci siamo potuti fare un quadro preciso di chi era questa gente, di come ragionavano, di che mentalità avevano e come, perché poi tutto si è coagulato intorno a questa figura di Gesù che è stato un crocifisso. Bene. Quindi la contestualizzazione è un metodo importantissimo, fondamentale, perché alla fine ci ha fatto capire che questo capitolo 19 e tutti i racconti che sono contesi in esso sono dei racconti con un fondamento storico che gli altri testi religiosi se li sognano, che gli altri testi anche non religiosi, se noi praticamente mettiamo in dubbio l'autenticità storica di quello che dice Giovanni, io vorrei sapere quale testo dell'antichità religioso che non si salva. Non c'è una contraddizione, non c'è stato un anacronismo, non c'è un vuoto, non c'è praticamente un salto di discorso da un anello all'altro. È un testo di un'autenticità unica. E chiaro, tutto questo quindi noi abbiamo potuto farlo proprio perché abbiamo usato questo metodo che è lo storico critico, che è lo stesso metodo che ha usato per esempio Papa Benedetto quando ha scritto tutti quei suoi testi sulla figura di Gesù, quello che si fa nella teologia, dai teologi oggi, almeno quelli delle chiese più avanzate, diciamo. No, scusa, ci sono degli equivalenti della Chiesa successivamente, nei secoli successivi, ci sono degli equivalenti. Equivalenti di che cosa? La notazione aggiunte sì, qualche cosa non c'è, però con il testo critico è stato eliminato. Che il testo critico, esaminando questi testi periodo per periodo, chiaramente è eliminato tutte le aggiunte ma sono qui scritte però insomma. Bene, quindi noi abbiamo seguito questo metodo. Abbiamo affrontato questi racconti alla fine ci sono apparsi perfettamente armonici tra loro, li abbiamo paragonati come un filo, come una catena, tanti anelli, tutti uniti, uguali, omogenei tra loro, uno dall'altro, che si susseguono l'uno all'altro, e così via. Bene, tutto questo perché io ve lo dico? Perché noi ce lo dovremo dimenticare quando cominceremo con il capitolo. Perché il capitolo 20 e quello 21 parlano della resurrezione. Ma la resurrezione, che problema ci porta? Cioè il metodo precedente, quello che io vi ho descritto, verso un quarto d'ora a descriverlo, cioè il metodo critico-storico, totalmente applicabile ai racconti della passione di Gesù, perché è difficilmente applicabile ai racconti della resurrezione? Perché la risoluzione non l'ha vista nessuno. Storicamente chi è che risoluzione? Cioè storicamente non è stata vista di per sé. Non è un fatto. Cioè è un fatto che si è percepito dopo attraverso. Però una novità storica. Il fatto uno non è una novità storica così. Qual è il protagonista? Chi sono i protagonisti dei racconti della passione? E quelli che vedono poi successivamente. Sono degli uomini. Gli uomini. Cioè delle persone, delle creature che vivono nella storia. Dietro, in penombra, in trasparenza, c'è sta sempre Dio. Perché l'uomo decide, ma poi chi veramente, il senso ultimo delle cose, è sempre Dio. Ma questo come non toglie il fatto che il Dinus è tanto importante, no? Perché proclama la legalità, la sacerdotalità, l'universalità e così via del Cristo, è una cosa che ha fatto parlare. Allora io non posso andare a studiare chi è Pilato, chi è stupito, con chi ne parla, ne abbiamo degli esemplari, eccetera, eccetera. Nella resurrezione, chi è l'autore? Chi è il protagonista fondamentale? È Dio. E io Dio come faccio a contestualizzarlo? Se lo può contestualizzare Dio? No. Secondo me, cioè, se credi al precedente, puoi credere pure alla resurrezione, altrimenti no. Se credi al precedente, puoi fare.
al discorso fatto precedentemente e poi anche credere al dopo. Cioè, se considera attendibili. Lo studio fatto prima. Quello che dice Gianluca è giustissimo. Cioè, è chiaro che se noi finora abbiamo appurato la totale veridicità dei racconti di Giovanni, è chiaro che Giovanni non può cambiare da mai. Però questo fatto non è sufficiente, noi dobbiamo fare anche altre considerazioni. Però prima di farle, io volevo leggervi un brano della prima lettera ai Corinzi, una delle lettere più antiche di Paolo. Siamo al capitolo 15 e Paolo scrive così: ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota è la nostra predicazione e vuota è anche la vostra fede. Noi poi risultiamo dei falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, vedete che Paolo utilizza continuamente il presente condizionale, risorgeranno. Questo che significa? Che la resurrezione non è una cosa che avverrà di San Paolo. Con cui tutti noi credono, sì, tanto è una cosa che è una morte. La resurrezione è un presente, sempre. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede. Vano in greco è kenos. Kenos significa vuoto, inutile, senza senso, da barzelletta. Cioè Paolo che sta dicendo? Che se non c'è resurrezione, se si parla di un cristianesimo, da quel fenomeno che si chiama resurrezione, tutto il resto è vuoto, inutile, insensato e da barzelletta, insomma. Non lo dico io. È chiaro? Voi potreste dire, ma com'è possibile? Una preghiera come il Padre Nostro, anche se Gesù Cristo non è risorto, non è una preghiera bellissima. Un discorso come quello delle beatitudini, così profondo, così rispondente veramente alle esigenze più profonde di una persona spirituale, indipendentemente da quale sia il suo orientamento religioso, non conserva una validità, indipendentemente se è Cristo risorto o meno. Ma il problema è sempre quello. Il problema è che Gesù Cristo non è venuto a creare una religione, non è venuto a proporre un comportamento. Già ci avevano pensato le religioni esistenti, venerabili come il buddismo, profonde, millenarie come il vedismo, autentiche, vere, c'è un proprio Dio vero come l'ebraismo. A parlare di comportamenti, c'è quello che dobbiamo fare, quello che non dobbiamo fare, le relazioni dell'uomo con la natura, e così via. Ma Gesù Cristo è venuto a fare qualcosa di diverso. È venuto a far sì che noi, che non siamo nulla, noi siamo solo un frumento di materia in trasformazione. Soprattutto H2O, con l'85%, poi ci stanno pochi dietro, pochi calci, calcio di silicio e così via. Veniamo da questo impasto e in questo impasto ritorneremo. E ha detto questa persona, ok, però quando Dio ci ha pensati non come un momento, una scintilla così che scoppia nella storia, ma ci ha pensati a ognuno di noi come una realtà che da inserire nel suo mistero, nel modo come lui stesso vive. Dio vive in una dimensione trinitaria, no? Ci ha detto Gesù, c'è il Padre, c'è il Figlio. Trinitaria significa in una dimensione di relazione, in una dimensione d'amore. E questo amore, proprio in quanto amore, non può essere limitato in se stesso, deve per forza espandersi, perché l'amore è espansivo. Il vero amore non è mai inclusivo, non è mai una cosa chiusa, non è mai un ripiegarsi in se stesso, nella coppia, nella famiglia, nella casa, così via, ma è sempre un uscire, è un andare. E ha
missione di Gesù Cristo è far sì che ogni grumetto di terra che noi siamo diventi un grume, diventi una parte della luce, cioè una parte di Dio, insomma. È la nostra deificazione, che significa vita eterna, che significa salvezza, che significa resurrezione e così via. E allora San Paolo lo dice, la prova che Gesù Cristo veramente è colui che è venuto a trasformare la nostra natura, a trasformare la nostra vita, sta solo ed esclusivamente in quell'avvenimento che si chiama resurrezione. È chiaro? Perché, per cui tutto il resto non è da studiarci su, però San Paolo, come tu dice, se Cristo non è risorto, tu vuoi fare buddista, fa buddista, fallo nel migliore dei modi, tu vuoi fare musulmano, fallo nel migliore dei modi, seguite la coscienza, che è proprio come una delle religioni. A che serve? A creare una religione? Già ce ne stiamo lo buffano, insomma. Ecco. Quindi l'argomento dei capitoli 20 e 21 che noi faremo è, ci porta veramente nel cuore del cristianesimo, ci porta veramente nel cuore di quello che Gesù Cristo ha fatto, o meglio ancora di quello che Gesù vuole fare per ognuno di noi. E quindi è chiaro dunque che questi capitoli vanno affrontati con una grossa disponibilità, nel senso che chi vuole, insomma, veramente addentrarsi in questa riflessione che faremo sulla riflessione, sta da fare un po' qui. Voi quella porta la troverete sempre aperta, e chiunque verrà, comunque viene, sarà sempre ben accolto, sarà sempre un fratello o una sorella. Però pensare di affrontare un argomento come quello della resurrezione, che una volta venga, 10 volte no, una volta vengo quando me la tena oppure non me la tena, lasciate perdere la fare. Lo dico contro i miei interessi, che mi piace per tante persone, insomma, ma l'argomento è così serio che richiede un impegno. Questo non vorrà dire che uno, se sta malato, come fa? Se c'è un impegno grave di lavoro, come fa? E allora è chiaro, è giustificabile, però in linea di massima bisogna cercare di essere presente. Il metodo che ho accennato prima, noi lo possiamo solo parzialmente applicare a questi racconti della resurrezione, perché come diceva giustamente Pierluigi, la resurrezione non l'ha vista nessuno, e infatti i Vangeli non parlano di resurrezione come avvenimento storico, perché non rientra proprio nella storia. Parlano del risorto, cioè dei frutti della resurrezione. Poiché c'è stata una resurrezione, c'è un risorto. Il risorto invece è uno che ha lasciato delle tracce, delle urne. Cioè, 2000 anni e rotti anni fa a Gerusalemme è successo qualcosa per cui le tracce, le orme di questo qualcosa ci sono ancora. E da queste tracce che noi possiamo risalire al fenomeno della resurrezione. Non so se mi sono fatto tutto capire. E precisamente sono tre i punti che noi dovremmo sempre tenere presenti man mano che leggeremo il racconto di Giovanni. E che c'è? Uno, all'inizio Gesù è morto il 14 del mese di Nisan, poi due giorni è stato nella tomba, il 16 del mese di Nisan è successo qualcosa a Gerusalemme, per cui all'improvviso ci hanno cominciato delle donne a dire: quella persona che voi avete ucciso prendendo la croce è viva. E chiaramente nessuno ha preso tutto in considerazione. Poi accanto a quelle donne se ne sono aggiunte delle altre, poi si sono aggiunte anche i discepoli, altre persone e così via. Quelle che dicono queste donne, quella persona che avevate ucciso è viva, che come si chiama? Il kerygma. Il kerygma. Cioè il kerygma che cos'è? È una celebrazione di una persona che era morta e che invece è viva. Non è vero che è morta, è viva. Questo è come la Chiesa diceva nei primi mesi della sua esistenza. E delle tracce si trovano negli scritti più antichi della Chiesa, nel Vangelo di Marco, in alcune lettere di Paolo.
E voi dite, ma Giovanni non è nudista, è nudista molto molto tardivo, è alla fine del primo secolo, ma noi vedremo che il materiale degli ultimi capitoli di Giovanni è sostanzialmente un materiale presinottico, più antico dei sinottici, che viene utilizzato per allestire questi racconti. Cioè l'autore alla fine del primo secolo, i redattori alla fine, hanno pigliato questo materiale antichissimo e hanno cercato di cucirlo insieme facendo uscire questi racconti, che conseguenzialmente hanno delle caratteristiche molto diverse dai racconti della passione. Cioè sono frammentati, sono sconnessi, perché chiaramente, se alla fine del primo secolo io ho la testimonianza di uno che ha visto per esempio Gesù risorto, è chiaro che quel racconto io non lo tocco proprio, come mi è stato trasmesso io così lo uso, però lo devo cucire insieme a tanti altri racconti, e non sempre questa cucitura è perfettamente armonica, diciamo così. Non so se sono riuscito a farmi capire. Non è più questione di avvenimenti che si succedono cronologicamente l'uno o l'altro, questi non sono più avvenimenti della storia, sono avvenimenti dello spirito, che però sono degli avvenimenti che avvengono, si verificano nella storia. Subito dopo questa fase enigmatica ci sta la fase delle apparizioni, cioè qualche anno dopo le persone cominciano a affermare di vedere, di aver visto questo risorto, di aver parlato con lui, di aver mangiato con lui, di aver discusso con lui, e sono tutte quindi una serie di apparizioni. Che sono le apparizioni? Dal momento che non è che sono una cosa oggettiva, cioè non è che tutti vedono il Cristo camminare per Gerusalemme, ma solo alcuni, e anche questi pochi non riconoscono mai questo risorto a prima acchito. Deve esserci sempre qualcosa per cui in un secondo momento loro lo riconoscono. E quindi noi dobbiamo porci come secondo problema quello delle apparizioni. Che sono le apparizioni? Qual è la loro consistenza? E vedremo che anche qui è difficilissimo orientarsi, perché il linguaggio che usano gli evangelisti è molto diverso, per cui delle apparizioni che sembrano verificarsi a Gerusalemme, in effetti non sono di Gerusalemme, ma sono della Galilea. Non c'è nessuna possibilità di armonizzarle tra di loro, perché le apparizioni non è che Gesù Cristo dà il carnet e dice ora lunedì alle 2 mi manifesta la Maddalena, alle 3:30 come vado a quelli di Emmaus, poi martedì invece mi faccio il cenacolo. E allora è chiaro che si tratta di uno spirito che agisce contemporaneamente nel cuore di tutte le persone, e quindi chiaramente noi dobbiamo però cercare di capire. E per ultimo, diversi anni dopo, quando i testimoni di questi fatti sono quasi tutti morti, viene messo luce su qualcosa che all'inizio, cioè quando per esempio scriveva San Paolo ai Corinti, qualcosa che viene solo accennato all'inizio, perché all'inizio si parla di cheriche, ma poi si parla di apparizioni, e alla fine si parlerà. Cosa? La parousia. La parousia non è una cosa. È un argomento teologico. Noi stiamo parlando di qualcosa che è avvenuto nella storia. Di che cosa si parla per ultimo? Di che cosa? Per ultimo, proprio parlando di resurrezione, abbiamo visto, c'è prima la fase enigmatica, cioè delle persone, dei pazzi furiosi che se ne vanno camminando per Gerusalemme cercando il corpo e vivo. Che uno che tutti hanno visto, che hanno constatato che era morto, e loro che sostengono che era vivo. Poi segue una fase delle apparizioni, che vengono descritte però con dei... pigliata per esempio ai discepoli di Emmaus, l'apparizione alla Maddalena, non mi toccare, l'apparizione a Tommaso che poi fica un rito. La Pentecoste. Ecco. Com'è? La Pentecoste. Lo spirito. La Chiesa. La tomba vuota. La tomba vuota. Quella non viene prima. San Paolo fin dall'inizio, quindi siamo addirittura proprio nei primi anni del cristianesimo, scrive che Gesù Cristo, in quella stessa lettera che avevo letto tu prima, è morto ed è stato sepolto.
Quindi già a 2-3 anni Europa, dovuto che erano successi questi fatti, già si sa, c'è sta, abbiamo uno scritto storico di una personaggio storico che dice stato sepolto, cioè che c'è stato un sepolto. Però poi, quando non c'è stato, non sono i testimoni delle apparizioni, sono tutti corpi, per cui resta il ricordo di queste persone che hanno avuto l'apparizione, però dopo queste persone non ci può parlare più, che sono morte. E allora ecco perché il ripallo è sepolto, che è il sepolto. Che consistenza ha? Sti racconti sono attendibili o meno? Perché è una prova di resurrezione il sepolcro vuoto? Allora è chiaro quindi quali sono gli argomenti che noi dovremo affrontare l'anno prossimo. E io spero di poterla finire questi due capitoli in modo che chiudiamo poi questo Vangelo di Giovanni. Ok? Vabbè, questo più o meno ne faremo l'anno per l'anno prossimo, ripeto, io intendo ottobre. Ora, prima, se qualcuno vuole fare delle domande, vuol dire che devo fare delle considerazioni, però prima volevo dirvi questo, dopodiché ottobre, quando inizieremo, sarebbe bello, perché me l'hanno pure chiesto alcuni, se potessimo fare una liturgia eucaristica, se potessimo celebrare la Eucaristia.